Festival della Comunicazione è un evento, è alla seconda edizione, un evento molto importante. Abbiamo la possibilità di approfondire con persone di altissimo livello il tema dei temi, che è quello della comunicazione, dei social, delle fake news. È il tema, a mio avviso, molto 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 importante. Insomma, siamo dei contemporanei di questo. Quest'anno abbiamo due panel, la prima parte alle 10 della mattina, in cui avremo la possibilità di ascoltare il rettore dell'Università di Urbino con Salvatore Giordano e Stella Scarpa, che sono imprenditori, impresa e università, per parlare di comunicazione. La parte successiva con Bocciartieri, Giglietto e Bourdignon, che sono tre docenti. Bocciartieri è il prorettore, esperti di comunicazione, di social media, e quindi è una prima parte, questa della mattina, delle 10 a mezzogiorno circa, piena dell'università e dell'impresa. La seconda parte invece è quella della sera, con Maurizio Pallante, che è un amico, che è la terza volta che viene a Pisa, l'ho invitato da me, e Paolo Ercolani, che era ospite anche l'anno scorso. Della situazione sia sociosanitaria, ma soprattutto, diciamo, dei risvolti legati alla comunicazione, la certezza e l'autorevolezza delle fonti, come districarsi tra le tante trappole che a volte anche il web e non solo, insomma, ci riservano, ma soprattutto, diciamo, lo spaccato che tiene insieme professionalità dall'ambito universitario, quello giudiziario, quello culturale, associazionistico, insomma, per tenere la comunicazione al centro, ma soprattutto, diciamo, anche una riflessione su come orientarsi nel mondo dell'informazione e della comunicazione a partire dal nostro territorio. Siamo alla Pescheria, esattamente nella Chiesa del Suffragio a Lato. Ci sono pochi posti, purtroppo con il Covid i posti sono limitati, credo che siano 40, quindi non possiamo prenotare. Ci saranno le regole del Green Pass per entrare, e chi non può essere lì ci seguirà sui social.